Quindi trattare un argomento, diciamo, abbastanza, direi, attuale, che è l'approccio nutraceutico per la prevenzione e la cura del Covid-19. Un secondo, vedo che non risponde. Ok, No, perfetto. praticamente, ecco. No, no, adesso è andato, esatto. Mi avvalgo per questa relazione anche della disponibilità che mi ha dato il dottor Ertog, famosissimo endocrinologo belga di letteratura internazionale e anche presidente della scuola di formazione proprio in endocrinologia, che recentemente appunto ha tenuto un corso sull'immunologia, dove appunto io così, collaboro con lui anche per la promozione e l'educazione di questo corso, e di conseguenza mi ha dato la possibilità di utilizzare anche alcune delle sue diapositive, delle slide, per poter fare questa presentazione. Allora, quindi la presentazione riguarderà appunto l'utilizzo di eventuali nutraceutici, proprio cosa? Per potenziare il nostro sistema immunitario, perché fondamentalmente la cosa che noi dobbiamo fare prima di poter avere il vaccino, le cure ci sono in realtà, anche se non sono proprio così specifiche, anche se c'è gran confusione da parte del comitato tecnico-scientifico che anzi dà delle indicazioni un po' strane, togliendo l'utilizzo di certi farmaci che ci sono stati praticamente lì, ma non voglio entrare nel merito di questo perché l'argomento è un altro, appunto quello dei nutraceutici. E nell'ambito invece dell'aspetto, diciamo, integrativo, mi sorprenderà, ma per prima cosa parlo dell'acqua. L'acqua che è non solo un nutriente, ma lo possiamo considerare addirittura un integratore, cioè qualcosa che è fondamentale proprio per prevenire e curare le infezioni. Infatti la carenza di acqua, la disidratazione è una delle cause, forse addirittura principali, o comunque aumenta la mortalità proprio per malattie del tratto respiratorio basso, quindi praticamente polmoniti, proprio negli anziani. E quindi si è visto che proprio in caso di insufficienza apporto idrico, nonostante magari l'utilizzo di antibiotici, se c'è uno scarso apporto di acqua c'è un maggior rischio di mortalità. Questo perché l'acqua è in grado proprio di avere un effetto antinfiammatorio e forse la terapia maggiormente antinfiammatoria di cui noi possiamo disporre a pochissimo costo. Qui ci sono riportati vari studi che dimostrano che l'acqua appunto antinfiammatoria, a partire dall'acqua purificata, l'acqua minerale, l'acqua termale, gli studi maggiori riguardano l'acqua idrogenata. L'acqua idrogenata che ha delle caratteristiche particolari proprio perché apporta questi ioni idrogeno che hanno un effetto antiossidante notevolissimo e di conseguenza, tramite questo effetto antiossidante, praticamente abbassano diciamo, l'infiammazione e favoriscono quindi un equilibrio Reglos migliorato che porta quindi a una maggior produzione di ATP a livello cellulare, anche a livello delle cellule del sistema immunitario che quindi diventano più efficienti. Dunque, ma gli integratori in genere possono prevenire o addirittura curare il Covid? Bene, vedremo che in realtà sì, nonostante i media continuino a voler relegare l'utilizzo di integratori a fake news, appunto mettendo l'uso della vitamina C e della vitamina D come fake news, dicendo che gli integratori non servono a niente, nonostante, come vedremo, in letteratura ci sono moltissime evidenze scientifiche che invece dimostrano il contrario. Lo zinco, ecco. Diciamo come primo integratore trattiamo dello zinco. Lo zinco è molto importante. Vedete qua sono tutte le azioni dello zinco come supplementation, come integrazione, dove ha un effetto sia sullo sviluppo del timo, sull'aumento della produzione dei timociti, sull'aumento delle timuline, che sono praticamente degli ormoni del timo che stimolano poi a loro volta la produzione appunto dei linfociti T, delle varie cellule appunto che maturano a livello del timo, ma anche a livello dei linfociti B stimolano la produzione degli anticorpi, aumenta la produzione di natural killer, che sono quelli primi preposti ad aggredire gli agenti patogeni quali batteri e virus, aumenta la capacità diciamo dei neutrofili dal punto di vista della capacità di fagocitare appunto i microbi, anche a livello dei monociti, a livello dei linfociti T. Aumenta il livello dei linfociti T helper fondamentale, CD4, migliora il rapporto CD4-CD8, che quindi funziona in un migliore stato
sistema immunitario. Quindi vedete come lo zinco fondamentalmente ha tutta questa serie di azioni tipo antivirale, antibatterico, appunto stimolando gli anticorpi, l'attività delle cellule immunitarie, in più tra l'altro toglie lo zinco dall'organismo, lo sequestra in situazioni proprio di infezione dai microbi e quindi che così riescono ad avere un metabolismo più inefficiente e più facilmente vengono disattivati. Lo zinco in realtà ha anche un effetto specifico dell'inibizione della replicazione virale. Inoltre agisce anche come antinfiammatorio, modulando a livello genetico l'espressione della produzione delle citochine infiammatorie, quale la citochina interleuchina 6, che sappiamo essere una citochina infiammatoria coinvolta nell'inflammasoma, che è quella componente proteica che poi attiva, diciamo, la cosiddetta tempesta citochimica, che è quella poi che può portare a un esito fatale nel caso di, per esempio, di un'infezione Covid-19. Quindi, comunque, questa inibizione della replicazione virale esercitata dallo zinco è molto importante, perché se si utilizza subito questa cassa dello zinco, quindi soppressando lo zinco a dosaggi, come vedremo, almeno di 75-100 mg al giorno, è molto importante perché noi, in questo caso, nel momento in cui la carica virale è ancora bassa, nel momento in cui il virus non si è ancora replicato in maniera particolare, noi, bloccando questa replicazione, permettiamo al sistema immunitario di poter avere la meglio sul virus. E quindi è fondamentale. Tra l'altro, lo zinco, ci sono vari studi che dimostrano che è in grado di diminuire, se assunto in maniera abbastanza direttamente, praticamente il tempo di guarigione dal raffreddore. Appunto, questo è uno studio dove fa vedere una meta-analisi di 14 trials, dove praticamente c'è questo effetto di diminuzione della tempistica, durata del ciclo del raffreddore. Il risultato però si ha con almeno 75 mg di zinco al giorno. Con un dosaggio inferiore non si ha nessun risultato. Quindi vedete, questo è un altro studio che dimostra come lo zinco assunto 13 mg ogni 2 ore riduce del 42% praticamente il ciclo del raffreddore. Lo zinco è anche efficace nel diminuire le problematiche a livello delle vie respiratorie basse, quindi bronchiti, polmoniti. E purtroppo, appunto, si è visto che, soprattutto, insomma, in individui anziani, come soggetti affetti da polmonite, c'è un'associazione con livelli bassi di zinco. E i livelli bassi di zinco sono appunto associati a un maggior rischio di polmonite e anche di mortalità per la polmonite. Anche però nei bambini si è visto che se si somministra anche solo 10 mg di zinco al giorno, si è visto che dopo 6 mesi diminuisce del 45% l'incidenza appunto delle infezioni del tratto respiratorio basso. Vitamina D. La vitamina D, diciamo, il numero due dopo lo zinco, poi si possono contendere forse il primato, proprio come vitamina importante per il sistema immunitario e anche nel caso di Covid-19 è molto importante. La vitamina D in realtà è una vitamina fondamentale per tutta una serie di metabolismi che non abbiamo tempo qua di trattare, altrimenti ci vorrebbero ore solo per la vitamina D, però diciamo che avere la vitamina D a dei livelli bassi aumenta il rischio di mortalità per tutte le cause, e quindi non solo per il discorso delle eventuali infezioni virali. La vitamina D comunque è un immunostimolante. Tramite quali meccanismi? Sono tre fondamentalmente i meccanismi principali con i quali la vitamina D agisce. In realtà sono tanti, ma diciamo i tre principali sono: uno, che praticamente aiuta a mantenere le tight junction, cioè praticamente l'integrità della struttura delle mucose, delle membrane, degli epiteli, e quindi in questa maniera praticamente è più difficile che l'eventuale microbo possa passare attraverso l'epitelio e infettare l'organismo. Inoltre, la vitamina D favorisce la secrezione di catecidine e defensine, che sono delle proteine antimicrobiali che vengono
prodotte appunto dalle cellule, per esempio, della mucosa intestinale, e appunto sono fondamentali per contrastare appunto, diciamo così, la replicazione, il propagarsi, l'attecchimento sia di batteri ma anche di virus a livello appunto degli epiteli. Terzo meccanismo molto importante, è il fatto della modulazione dell'infiammazione. Praticamente la vitamina D diminuisce le citochine infiammatorie. E quindi in questa maniera, diminuendo le citochine infiammatorie, riduce quel rischio appunto di tempesta citochinica che c'è proprio quando l'infiammazione supera determinati livelli e quindi mette a rischio l'organismo, perché a questo punto, durante la tempesta citochinica, l'infiammazione stessa si può rivolgere, anzi si rivolge contro i tessuti dell'organismo stesso, creando quindi dei danni che poi dopo portano a problematiche molto serie. E quindi praticamente si è visto che individui, che questo è uno studio fatto su 18.800 pazienti, che individui che hanno livelli di vitamina D inferiore ai 30 nanogrammi per millilitri, quindi diciamo vitamina bassa, hanno assolutamente un rischio maggiore di infezioni del tratto respiratorio. Se la vitamina D è inferiore ai 10 nanogrammi, addirittura c'è un 55% in più di rischio di infezione rispetto ai controlli. Pensate che nei studi fatti sui pazienti Covid-19 si è visto che la maggior parte dei pazienti ricoverati in terapia intensiva avevano appunto livelli di vitamina D inferiore a 10 nanogrammi. Adesso ovviamente dire che sia un rapporto causa-effetto o solo casuale, perché oggi purtroppo quasi tutti hanno delle carenze di vitamina D particolarmente, diciamo, eclatanti, deve essere ancora dimostrato, però di fatto questi livelli di vitamina D così bassi non erano invece presenti in coloro che non finivano in terapia intensiva. E la vitamina D migliora praticamente la prognosi del paziente SARS-CoV-2 Covid-19. Questo è uno studio praticamente abbastanza recente, in occasione proprio dell'epidemia Covid-19, dove si è visto che praticamente somministrando a pazienti, in questo caso si tratta di 6 pazienti, il calcifediolo 0,500 mg, che equivale a circa 2000 unità, e praticamente i 50 pazienti che hanno ricevuto il calcifediolo sono tutti sopravvissuti senza complicazioni, e solo un 2% è dovuto ricoverarsi appunto in terapia intensiva. Viceversa, tra i 26 che non sono stati trattati con la vitamina D, per il 50% è stato necessario ricovero in unità di terapia intensiva e l'8% sono morti. Questo è appunto lo studio. Perché è stato somministrato il calcifediolo? Il calcifediolo orale può avere dei vantaggi rispetto alla forma di vitamina D3, come è utilizzata, che è con il calciferolo, perché ha un maggiore assorbimento intestinale, più rapidamente diciamo, ripristina le concentrazioni seriche appunto di 25OH, vitamina D, perché non richiede l'idrossilazione epatica, che a volte è invece alterata, soprattutto nei pazienti che hanno broncopatie tipo ostruttivo o l'asma. I pazienti erano stati trattati contemporaneamente anche con la terapia standard, che prevedeva in quel caso l'idrossiclorochina 400 mg, l'azitromicina e l'antibiotico, e in più appunto c'è stata la differenziazione tra quelli che hanno usato la vitamina D e no. L'utilizzo della vitamina D anche in maniera specifica del calcifediolo è interessante, anche perché bisogna far presente che le cellule del rivestimento alveolare, quelle che sono presenti appunto negli alveoli polmonari, così come anche le cellule del sistema immunitario, hanno la capacità di produrre degli enzimi
che possono appunto utilizzare il cacetriolo e appunto trasformarlo tranquillamente nel cacetriolo, che è la forma metabolicamente attiva, con un'alta affinità appunto per il recettore specifico per la vitamina D. Ovviamente non si sa bene come erano gli stadi precedenti alla malattia, come fosse lo stato basale della vitamina D in queste persone, per cui andranno fatti senz'altro ulteriori studi per poter, diciamo, qui stabilire più un rapporto causale tra la vitamina D e appunto, diciamo, la prognosi in caso di infezione Covid-19. Un'altra, ovviamente, vitamina molto importante è la vitamina C. La vitamina C sembra appunto molto utile per prevenire, curare anche infezioni. Una news, diciamo, una cosa che vi faccio presente: la vitamina C è una molecola molto simile al glucosio. Ovviamente, dal punto di vista biochimico, è leggermente diversa dal glucosio, e di conseguenza utilizza praticamente gli stessi carrier del glucosio per entrare a livello della cellula. Quindi, in caso di insulinoresistenza, quindi che si ovviamente crea quando un individuo magari consuma anche un eccesso di zuccheri, di carboidrati, quando appunto magari proprio in situazioni come in questo lockdown, la gente è portata a fare consumando più dolci, più pasta, più pane, più torte, eccetera, eccetera. Hanno detto che quando c'è stato il lockdown, dei supermercati erano praticamente esauriti le farine 00, lo zucchero, eccetera, eccetera. Ecco, in questa situazione, aumentando l'insulino resistenza, praticamente la vitamina C non riesce a entrare nelle cellule del sistema immunitario e quindi non riesce ad avere il suo effetto antiossidante e quindi promovente, diciamo, il corretto funzionamento di queste cellule. Comunque la vitamina C probabilmente è anche in grado anch'essa di modulare le citochine infiammatorie, stimolando anche i linfociti T, la cellula natural killer, e rispetto al suo normale effetto antiossidante per il quale esercita questi effetti positivi proprio del cellulare, però sappiamo che ad altissime concentrazioni, come quelle che si possono ottenere somministrandole per via endovenosa ad alti dosaggi, diventano prossidanti, generando il perossido di idrogeno, che è un radicale libero che in questo caso diventa particolarmente utile per distruggere i virus e anche le cellule tumorali. E difatti questo è stato il razionale dell'uso della vitamina C endovenosa ad alte dosi che è stata utilizzata in America, negli USA e anche in Cina, proprio in occasione del Covid-19. Appunto, ci sono comunque vari studi che dimostrano come in situazioni di sepsi acuta associata a una sindrome da stress respiratorio acuto, l'infusione di vitamina C per 4 giorni aumenta del 30% la percentuale di sopravvivenza. E anche per via orale, per esempio 8 grammi assunti quotidianamente, sono già in grado di aumentare, di diminuire l'infiammazione del naso, della gola, del torace, di diminuire la febbre, tutta una serie di effetti che dimostrano un effetto antinfiammatorio. E in caso di polmonite, tra l'altro, c'è tendenzialmente anche un'associazione, anche in questo caso, con la severità dell'evoluzione della prognosi della polmonite e il livello di vitamina C. Con livelli di vitamina C molto più facilmente ci sono delle situazioni di polmonite più severa con appunto ricovero in terapie intensive. E difatti addirittura si arriva ad avere in questo caso il 96% dei pazienti che hanno dei livelli inadeguati di vitamina C. La vitamina C noi la conosciamo per il raffreddore, in realtà tutti gli studi, le varie metanalisi hanno dimostrato che la vitamina C sia in grado di prevenire il raffreddore, quello che hanno dimostrato invece che è in grado di diminuire il tempo di durata del raffreddore. Ecco, quindi in questo caso appunto la vitamina C ha questo effetto. La vitamina C inibisce anche il coronavirus, in questi studi sono stati fatti in vitro, dove praticamente la vitamina C a livello dell'epitelio respiratorio si è visto che aumenta la resistenza dell'epitelio al coronavirus,
E tra l'altro anche ha un effetto di migliorare l'effetto surfattante a livello polmonare, molto importante, perché l'effetto surfattante è quello che permette agli alveoli di rimanere dilatati, non di collassare. Perché il problema è proprio che quando eventualmente gli alveoli collassano, allora a quel punto lì ovviamente c'è la carenza di ossigeno, con tutto quello che ne deriva e che vedremo a breve, appunto, che diventa un aspetto molto fondamentale del problema legato, per esempio, appunto, anche al Covid-19. E la vitamina C aiuta perché in realtà la vitamina C aumenta la produzione dell'ossido nitrico a livello dell'endotelio, a livello delle arteriole. Quindi questa produzione di ossido nitrico favorisce una vasodilatazione, e che ovviamente favorisce un maggior apporto di ossigeno. Ed è importantissimo perché la maggior parte dei pazienti che muoiono in situazioni di sepsi, di infezione quindi acuta molto forte, è proprio dovuto al fatto che c'è un'alterazione praticamente della funzionalità dell'endotelio dei capillari, cioè con quindi dei danni a livello proprio dei capillari con una ridotta produzione di ossido nitrico, e quindi questo porta a una situazione di ipossia, porta a una situazione di ipossia, carenza di ossigeno, e quindi questa carenza di ossigeno legata alla disfunzione microvascolare è proprio quella che è maggiormente predittiva di rischio di morte. Quindi la vitamina C, ci sono appunto uno studio Underlining Cake, riferisce, appunto pubblicato su JAMA, che la somministrazione intravenosa di 1,5 grammi di vitamina C ogni 6 ore ha diminuito in maniera significativa la percentuale di morti in pazienti settici con malattie da stress respiratorio acuto del 30%. E quindi vari protocolli di somministrazione di vitamina C, come per esempio questo protocollo che prevede la somministrazione di 7,5 grammi di vitamina C in 50 fluido in una flebo in circa 5 minuti, tollerato molto bene, si è visto che praticamente ha un effetto positivo, e certi ospedali, come dicevo prima, in Cina e negli Stati Uniti hanno adottato appunto questo approccio. La vitamina C, quindi come prevenzione possiamo andare tranquillamente sui 500 mg, 2 grammi al giorno. In caso di infezione acuta, invece, dobbiamo andare su dosaggi più alti, dai 2 ma fino anche ai 7, 8, abbiamo visto, grammi al giorno in dosi frazionate durante la giornata. A proposito, in questo caso, dato che abbiamo parlato della disfunzione endoteliale, e quindi la carenza di ossigeno, che fondamentalmente è la base del problema più grave per quale la maggior parte degli individui anche che contraggono l'infezione Covid-19 muoiono, perché sappiamo appunto che il problema alla fine è proprio sì, questa tempesta citochimica, infiammazione, ma che poi alla fine causa un fenomeno tipo protrombotico a livello appunto dei capillari, a livello delle arterie, a livello dei vasi, delle coronarie, eccetera. Quindi diventa un problema di tipo cardiovascolare che porta quindi alla formazione della circolazione intravasale disseminata, che quella poi porta a morte. Per questo l'uso dell'eparina è vivamente consigliato immediatamente ai primi sintomi, perché proprio così facendo si tende a evitare che ci sia questa formazione di questi trombi, che sono loro fondamentalmente i maggiori responsabili dell'esito infausto della malattia. Mi sorprende veramente che le recenti linee guida abbiano detto di non usare l'eparina, solo eventualmente in casi estremi, in situazione avanzata. Invece, a mio parere, va usata subito ai primi sintomi, proprio per evitare che ci sia una trombosi. Comunque, non è argomento appunto questo. Quello di oggi, vitamina A, altro integratore molto importante, è la vitamina A e i suoi precursori, cioè tipo i carotenoidi, importanti, si chiama beta carotene,
Sono fondamentali per la prima cosa proprio perché aiutano a preservare le mucose, le epitelie, che rappresentano la prima barriera proprio meccanica, oltre al fatto che sono particolarmente utili nel promuovere la produzione di mucoline di IgA, che sono proprio quelle tipo di mucoline che sono a livello epiteliale, che sono le prime, diciamo, difese di cui l'organismo dispone per contrastare l'ingresso dei microbi, oltre al fatto che migliorano la produzione di lattoferrina. La lattoferrina è un peptide con caratteristiche immunoprotettive conosciute, ultimamente è un po' anche la ribalta, diciamo, della cronaca perché è stata usata in certi protocolli anche ospedalieri insieme alla quercetina proprio per la terapia. Un mio amico che purtroppo è stato recentemente ricoverato in un ospedale in seguito al Covid, eccetera, insieme alle terapie convenzionali, gli hanno dato anche 600 mg di quercetina e 600 mg di lattoferrina al giorno come terapia nutraceutica di supporto. Questo mi fa molto piacere che ci siano almeno anche delle strutture ospedaliere un pochino più aperte anche a questo discorso. E la vitamina A, tra l'altro, favorisce la differenziazione delle cellule Tinel regolatrici, Treg, fondamentali per regolare la tolleranza e l'equilibrio tra, diciamo così, il sistema immunitario TH1, TH2, che sapete, uno più di tipo tossico, l'altro più di tipo risposta, diciamo di tipo immunitario, anticorpale, eccetera, ma che devono avere un certo equilibrio. Nella fase ovviamente di infezione virale deve giustamente prevalere quella citotossica che è quella preposta appunto a distruggere il virus. La vitamina A diminuisce appunto, diciamo, il rischio di infezioni del tratto respiratorio, associata anche, studi in cui è associata anche la vitamina E, e praticamente si è visto appunto che la somministrazione di vitamina A, questo è un studio con i bambini, è appunto in grado di diminuire appunto del 30% sintomi come tosse, febbre in caso di infezioni degli respiratori. I dosaggi, diciamo, come prevenzione alle 2000, alle 4000 unità al giorno, quando si tratta invece di infezione, andiamo su dosaggi molto più alti. L'acido lipoico è un indicatore al quale io tengo molto perché credo, anzi non credo, sono il primo, verba volant ma scripta manent, sono il primo che in Italia ha scritto riguardo l'acido lipoico da lontano 1997 e ne ho cominciato a parlare non solo per le sue caratteristiche antiossidanti ma anche per il suo effetto normoglicemizzante, favorendo quindi, diciamo così, la sensibilità insulinica, aiutando a stimolare i recettori, diciamo, gruppo 2, gruppo 4 per il glucosio, oltre che anche agire a livello mitocondriale, favorendo, diciamo così, la catena, diciamo, respiratoria mitocondriale, favorendo quindi la produzione di ATP. Quindi l'acido lipoico, a mio parere, è veramente un integratore così eclettico, così multifunzionale, tra l'altro anche dotato di capacità chelanti, quindi di legare i metalli tossici e a smaltirli. In questo caso ci interessa particolarmente perché è comunque un precursore del glutatione, al quale dona i suoi gruppi sulfadrielici per formare glutatione, e anche della vitamina C, cioè nel senso che l'acido lipoico serve a rigenerare la vitamina C una volta ossidata, e anche la vitamina E, cioè nel senso che l'acido lipoico è una sostanza anfotera che può stare tranquillamente sia in ambiente lipidico che idrosolubile e quindi è in grado di ricaricare la vitamina C che è idrosolubile e la vitamina D che invece è liposolubile, entrambi. Tra l'altro si è visto che è in grado di radare l'applicazione di virus quali quelli dell'HIV, per esempio, e quindi ha un effetto comunque diretto nello stimolare il sistema immunitario, probabilmente questo suo effetto in realtà è tramite l'aumentata produzione del glutatione. Altra molecola molto interessante, il sulforafano e l'N-acetilcisteina, che sono appunto anch'essi dei donatori di gruppi solforici. Micieli ha fatto vedere prima la linea Epinutrix di integratori che sta prendendo anch'io, poi dopo vi dirò quello che ho preso, diciamo, come terapia, prevenzione, insomma, quando, come caso clinico, porterò il mio caso clinico.
e farò vedere un po' tutti gli integratori, tutto quello che ho fatto. E comunque diciamo che sul forafano è importante perché praticamente in situazioni di immune aging, cioè quindi soprattutto di invecchiamento, di deficit del sistema immunitario, c'è un deficit dell'NRF2, cioè fattore di trascrizione nucleare di FLT2, che è molto importante perché è un fattore che regola l'espressione genica di tutti gli enzimi fondamentali che producono sostanze antiossidanti, soprattutto nella fase 2 di intossicazione del fegato, e quindi diciamo, promuovono anche la risposta antiossidante, cosiddetta ARE, che è fondamentale nel processo, diciamo, del sistema di difesa cellulare contro tutti gli stress ambientali, compresi ovviamente quelli dei virus, dei batteri, eccetera. Quindi, praticamente, utilizzando il sulforafano, che è un agonista NRF2, o anche l'acetilcisteina, NAC, che è appunto un precursore delle mutazioni, quindi utilizzando sulforafano si aumentano i livelli di mutazione. E in questa maniera praticamente viene ripristinata l'immunità TH1, che è quella appunto citotossica, e si è visto che le cellule dendritiche recuperavano la loro capacità, diciamo, di tipo immunitario. Quindi questo invecchiamento che era associato a questa diminuzione della risposta si chiama da contatto, di presenza da contatto, cioè gli antigeni da contatto, dovuta appunto alla carenza di NRF2, invece utilizzando i sulforafani viene invertita questa riduzione e appunto aumenta la sintesi di glutatione, e quindi ripristinando praticamente l'immunità TH1 ai valori, quelli fisiologici, che invece erano andati persi soprattutto con l'invecchiamento. Il Chaga, ne ha parlato anche Celi, il Chaga è appunto riconosciuto come nei paesi asiatici uno dei migliori rimedi per la salute, per rinforzare il sistema immunitario e ha la più alta quantità di superossido di dismutasi, che insieme alla glutatione sono i due antiossidanti più potenti del nostro organismo, fino a 50 volte di più di tutti gli altri funghi medicinali. Noi sappiamo che ci sono tanti altri funghi, come anche il Cordyceps sinensis, che sono particolarmente utili come stimolanti del sistema immunitario, anche il Reishi, tra l'altro, che oltretutto agisce anche come modulatore, diciamo, dell'asse suprenalico, eccetera. Ma il Chaga, come vedete, addirittura ha 50 volte di più di superossido di dismutasi e di conseguenza promuovono praticamente il sistema immunitario in maniera molto efficace, dimostrando proprio degli effetti antivirali, inibendo proprio i meccanismi di penetrazione cellulare dei virus. Quindi Chaga, senza dubbio, è molto utile. Melatonina, integratore che in realtà è un ormone. La melatonina stimola il timo a produrre più linfociti TH1, che sono quelli appunto citotossici che distruggono i virus, i batteri, eccetera, e d'altro canto limita la produzione di cortisolo. Vedremo, poi parleremo anche del cortisolo, anche se non è un integratore, però credo che sia giusto parlare un attimo. Il cortisolo ha un'azione bifasica, cioè praticamente il cortisolo in fase pre-infezione ha un effetto immunosoppressivo, e quindi in una situazione di stress prolungato dove il cortisolo è elevato, c'è cioè una situazione di immunosoppressione, l'individuo può essere più soggetto a contrarre un'infezione. Nello stesso tempo, però, in realtà il cortisolo non deve essere troppo basso, perché il cortisolo comunque agisce da modulatore del sistema immunitario, e se troppo basso il sistema immunitario non funziona. E di conseguenza, anche in situazioni di cortisolo troppo basso, c'è una predisposizione a contrarre un'infezione. Comunque, tornando alla melatonina, vedremo poi nel merito il cortisolo. La melatonina, tra l'altro, ha un'azione antinfiammatoria specifica perché stimola la produzione di interleuchina 2, che è una citochina antinfiammatoria, ok? Quindi riduce la distruzione di tessuti durante le reazioni infiammatorie che ci sono proprio durante la tempesta citochinica, e
E limita proprio il danno endoteliale delle pareti vascolari, cioè quindi limita praticamente quella coagulazione basale, coagulazione intravasale disseminata, che è l'evento più mortale in caso di Covid-19. Tra l'altro, la melatonina, ed è giusto saperlo, tenerlo presente, ha anche un effetto antiaggregante, perché agisce praticamente proprio stimolando quella funzione antiaggregante delle piastrine, fondamentalmente l'antiaggregante più fisiologico del nostro organismo. Ma questo di fatti ha anche una sua logica, perché di fatti la melatonina viene secreta di notte. Noi di notte dormiamo, siamo sdraiati, siamo fermi, quindi c'è una circolazione molto rallentata e noi sappiamo che l'eparina la danno proprio quando c'è l'allettamento, no? Quando una persona si rompe una gamba, c'è un problema, c'è uno strappo, deve stare a letto forzatamente, siccome c'è appunto una circolazione rallentata, un rischio magari di trombi, si dà l'eparina proprio per evitare ciò. Ma noi questa situazione della circolazione rallentata si verifica ogni notte quando dormiamo, addirittura con anche degli schiacciamenti degli arti nelle gambe, eccetera. Ebbene, la produzione di melatonina durante la notte ha proprio questa funzione. Quindi capite che la melatonina è molto utile anche questo. Pensate purtroppo agli individui che vengono ricoverati in ospedale, in terapia intensiva, in situazioni quindi di ambienti che sono per forza sempre illuminati con luci ambientali, ma anche dei vari device, monitor, eccetera, la produzione di melatonina viene praticamente azzerata. E quindi in realtà sarebbe importante anche in questo caso prendere in considerazione l'integrazione con la melatonina. 2 mg al giorno di melatonina sono già in grado di aumentare natural killers e appunto in Cina hanno usato la melatonina ad alti dosaggi proprio per contrastare il discorso del virus e addirittura in questo studio del 2020 hanno proposto un utilizzo di 40 mg al giorno di melatonina proprio per contrastare il Covid. Comunque, senza entrare in questi dosaggi particolarmente elevati, diciamo che la melatonina comunque a scopo preventivo dai 0,5 diciamo ai 2 mg al giorno, se c'è però un'infezione in corso, allora tranquillamente possiamo andare dai 2-5 mg al giorno anche per 2, cioè fino anche tranquillamente a 10 mg al giorno. Vi ho detto che avrei parlato del cortisolo. Il cortisolo non è certo un integratore. Allora perché ne parliamo? Beh, ne parliamo perché in realtà è senza dubbio è un ormone, ma anche la melatonina è un ormone. E il cortisolo, poi parlerò anche di un altro integratore che in realtà è un ormone, che è il DEA. In America è un integratore da banco, venduto nei supermercati, qua no. Il cortisolo è importante perché in realtà è fondamentale perché regola il sistema immunitario. Ho detto prima che quando il cortisolo è troppo alto, eccetera, ha un effetto di depressione del sistema immunitario. Però è vero che quando invece c'è una situazione di stress cronico protratto nel tempo, spesso, poi questa è una condizione frequente sottovalutata, in realtà c'è una situazione quasi di adrenal fatigue, cioè o sindrome di burnout, e quindi ci sono livelli bassi di cortisolo, cioè praticamente un ipocortisolismo. E in questo caso più facilmente c'è una risoluzione a malattie di tipo infiammatorio, perché viene a mancare la capacità antinfiammatoria del cortisolo, perché appunto, e quindi c'è un'infiammazione di base che predispone magari anche a malattie di tipo autoimmune, eccetera. Questa è una condizione comunque in cui anche un individuo che si infetta di Covid si può infettare uno più facilmente, ma anche più facilmente può andare incontro a complicanze, perché normalmente il cortisolo, se a livello fisiologico, avendo un effetto antinfiammatorio, sopprime e diminuisce le citochine infiammatorie, diminuendo il rischio della cancrese citochimica. Se invece noi abbiamo un cortisolo basso, perché siamo in adrenal fatigue, ipocortisolismo, questa tempesta citochimica parte e non la blocchiamo. È per questo che invece è importante dare il cortisone quando c'è questo problema. Darlo proprio perché così facendo noi riusciamo a bloccare questa infiammazione che porta alla tempesta citochimica.
oltre al fatto che il cortisone, il cortisolo, agisce proprio da surfattante, cioè evita appunto quell'adesione delle pareti alveolari durante gli arti respiratori che poi portano al collasso dell'alveolo, ok? E praticamente se non ci sono queste sostanze surfattanti, non c'è la possibilità del passaggio dell'ossigeno e quindi c'è una situazione di asfissia e ipossia, che è appunto, come ho detto, la causa finale di morte. Nel caso della terapia per Covid è stato usato in molti protocolli ospedalieri il desametasone, che è un derivato sintetico non bioidentico, ed è stato utilizzato con successo in questa infezione da Covid, sia soprattutto per il suo impatto infiammatorio, per il suo effetto surfattante, ma anche perché in realtà inibisce anche l'applicazione virale. Se una persona è già affetta da ipocortisolismo, però dovrebbe saperlo, perché purtroppo non sempre si valuta com'è, diciamo così, lo stato delle suprarenali, invece andrebbe fatto sempre, soprattutto su bassi di come stanchezza, chi è che non è stanco oggi? Quasi tutti, si guarda la tiroide, si guarda il suprarenalico e bisognerebbe guardare anche le suprarenali, cioè bisognerebbe, perché anzi, oggi più che mai, per esempio la stanchezza cronica, gli squilibri glicemici, sono proprio legati a problematiche di suprarenali, quindi uno squilibrio soprattutto del cortisolo, eccetera. E quindi questi individui che eventualmente avessero il cortisolo basso perché sono in situazione di ipocortisolismo, dovrebbero già prendere il cortisone acetato o l'idrossicortisone, l'idrossicortisolo, che sono bioidentici e danno meno effetti collaterali che non eventualmente proprio i cosiddetti cortisonici, e poi eventualmente adattare la terapia secondo delle situazioni. Ecco, come vedete, praticamente le dosi fisiologiche di idrocortisone, che è il cortisolo bioidentico, ha, nella misura in cui è somministrato e porta a livelli fisiologici, un effetto positivo sul sistema immunitario, non ha un effetto immunosoppressore, anzi, sostiene il sistema immunitario. Come vedete, aumenta i neutrofili, aumenta l'attività dei macrofagi, delle cellule dendritiche, dei linfociti, T, CD3, CD4, i T-Rex, che hanno visto molto importanti. Insomma, praticamente il cortisolo è molto importante. E deve essere né too low né too high, cioè deve essere nella quantità giusta. Qua ci sono degli studi dove dimostrano che comunque l'idrocortisone, ma anche derivati come il prednisone, sono in grado di aumentare la conta dei neutrofili, soprattutto usando il cortisolo bioidentico. Tra l'altro, l'idrocortisone, che è il cortisolo bioidentico, si è visto che la somministrazione nei topi blocca l'involuzione del timo, nei topi, e quindi blocca l'atrofia del timo, e quindi capite che quindi il timo rimane più giovane e in grado di produrre, appunto, di far maturare nella sua sede gli linfociti T, e vedete come anche i livelli, appunto, diciamo, di difese del sistema immunitario, come CD3 e CD8, che sono appunto questi, quelli preposti, tipo citotossico, vedete come al mattino, quando normalmente c'è il picco del cortisolo e il cortisolo è più alto, sono livelli più alti. Invece i livelli più bassi, appunto C3 e CD8, sono proprio di notte, quando il livello di cortisolo è più basso. E difatti nei pazienti affetti da Addison, malattia di Addison, che è proprio una insufficienza suprarenalica con ridotta produzione di cortisolo, c'è un aumentato significativo rischio appunto di infezioni. Proprio per questo. E quindi, soprattutto in questi soggetti, sarebbe assolutamente fondamentale già trattarli con una terapia sostitutiva col cortisolo, proprio per evitare che si trovino a contrarre un'infezione in queste situazioni. Quando c'è una situazione di infezione, anche come semplicemente di influenza, può essere utile, soprattutto in questi individui che eventualmente hanno il cortisolo basso, assumere subito l'idrocortisone, proprio per
bloccare subito questo problema a livello virale. E quindi a un dosaggio di 5-10 mg di idrocortisone o cortisone acetato ogni mezz'ora per le prime 3 ore. Poi succede le prime 3 ore per bloccare praticamente la replicazione virale, eccetera. E come vedete qua, va indicato la necessità, e dopo vedremo meglio, di associare in questo caso il idrocortisone al DEA, cioè il deidropiandrosterone, cosa che andrebbe sempre fatta e invece assolutamente non è mai fatta e non lo fa nessuno. Quindi, come vedete, questa indicazione di utilizzare il cortisolo, soprattutto se fa il cortisolo basso immediatamente nei primi momenti, è importante. Vedete come l'utilizzo del cortisone, in questo caso idrocortisone, sempre cortisolo, in uno studio eseguito sui pazienti in terapia intensiva ricoverati, e vedete che senza idrocortisone c'è un 33% di mortalità, viceversa con l'uso del cortisone c'è una diminuzione della mortalità anche del 21%, quindi rispetto invece a coloro che non hanno usato il cortisone. Questa è una tabellina che ve la lascio, perché secondo me ve la lascio, sul materiale, perché siccome dopo vi darò le indicazioni, anche parlando del DEA, di come il DEA deve essere parametrato al cortisone, se voi prendete il l'idrocortisone è molto semplice, perché abbiamo detto che ogni 10 mg di idrocortisone bisogna prendere 10 mg di DEA. Quindi se noi prendiamo, non so, 160 mg di idrocortisone, dovremmo prendere 160 mg. Però spesso nelle terapie non viene dato il cortisone, il bioidentico, cioè l'idrocortisone o il cortisone, ma viene dato per esempio il prednisone, tipo il deltacortene, oppure viene dato il betametasone, il Benta, oppure abbiamo visto per esempio il desametasone. Ebbene, questa è una tabellina di equivalenti. Quindi praticamente cioè noi sappiamo che se prendiamo il deltacortene 25 mg, equivale a 100 mg di idrocortisone. Quindi se noi prendiamo 25 mg di deltacortene, e siccome vedremo dopo che bisogna sempre prendere il DEA per sbilanciare gli effetti negativi del cortisone, dei cortisonici, vuol dire che noi dovremmo prendere, facendo l'equivalenza con l'idrocortisone, 100 mg di DEA. Chiaro? Non è molto difficile, e quindi questa c'è una tabella che secondo me vi può essere molto utile. Come dicevo prima, appunto, sempre combinare il cortisone con il DEA. Ogni 10 mg di DEA, 10, ogni 10 mg di idrocortisone, 10 mg di DEA, qua c'è già un esempio di equivalenza, se sono 5 mg di cortisolone, 20 mg di DEA. Però avete la tabella precedente che vi dà indicazioni ancora più precise, quindi potete un po' fare tutti i vostri calcoli. In realtà il cortisolo andrebbe bilanciato non solo con il DEA, ma anche con gli altri androgeni, per esempio anche il testosterone, sempre importante. Tra l'altro, anche sul testosterone ci sono degli studi che hanno dimostrato che nei pazienti ricoverati in terapia intensiva c'è una situazione di ipogonadismo, cioè livello di testosterone basso, molto maggiore rispetto ai controlli, cioè a coloro che non sono ricoverati in terapia intensiva. Anche qua, non avendo magari esami precedenti, non sanno se è un rapporto causa-effetto, cioè se sono finiti in terapia intensiva perché avevano testosterone più basso, o se il testosterone è più basso perché essendo finiti in terapia intensiva, alla fine vuol dire che magari è un'infezione virale più forte, che ha avuto effetti anche sui testicoli, sulla produzione del testosterone. Fatto sta che il testosterone in questi soggetti è particolarmente basso, e quindi è razionale anche usare anche testosterone. Io ho già avuto un'esperienza mia di vari pazienti che hanno contratto Covid. Come sapete, io faccio medicina anti-aging, quindi io monitorizzo sempre i valori ormonali dei miei pazienti. Quindi nei miei pazienti io vedo i valori di testosterone pre-infezione, e in tutti i pazienti che hanno contratto il Covid, quando sono fatto gli esami successivamente, avevano dei valori di testosterone che erano dimezzati. Quindi
Quindi io credo che probabilmente questo virus abbia anche un effetto specifico, sappiamo che è organo specifico più ovviamente per i polmoni, per il cuore, però in realtà sappiamo che può colpire qualsiasi organo dal cervello anche agli organi genitali, ai testicoli. Quindi veramente ho la percezione di tantissimi post-Covid che denunciano problematiche anche sintomatologiche, carenza di libido soprattutto. O può essere anche la stanchezza, quello che volete, però poi dopo quando trovate anche il testosterone particolarmente basso, 2 più 2 in questo caso tende a fare 4. Il DEA è molto importante, il DEA appunto attiva il sistema immunitario e si è visto appunto che la sottoposizione per 20 settimane di 50 mg in individui di questo 63 anni, secondo me è un po' più vecchiotto, di 63 anni, perché 63 anni sono i miei anni, oppure li porta molto male. L'idea appunto ha migliorato, come vedete, l'attivazione di T linfociti e quindi praticamente vari parametri legati alla funzionalità del sistema immunitario. Il DEA, appunto, è l'ormone più abbondante del nostro corpo, 20 volte di più di ogni altro ormone. Perché è importante? Perché protegge contro gli effetti negativi del cortisolo, che sono gli effetti catabolici. Il cortisolo è catabolico, invece il DEA è anabolico. E abbiamo anche detto che il cortisolo è comunque, se somministrato dosaggi alti, che senz'altro sono quelli che poi vengono dati quando si deve contrastare soprattutto l'infiamazione, e diventa importante contrastare l'infiammazione piuttosto che la problematica di deprimere il sistema immunitario, ma il DEA invece limita l'effetto immunosoppressivo del cortisolo e in più ha un effetto sinergico al cortisolo nel ridurre l'infiammazione. Probabilmente l'effetto immunostimolante deve essere legato anche all'aumento della produzione del GLP-1, che favorisce la proliferazione delle cellule immunitarie. Tra l'altro, il GLP-1 è un ormone molto importante perché ha un effetto anche trofico specifico a livello dell'endotelio. Quindi diminuisce il rischio aterosclerotico. Si è visto che i livelli di GLP-1 più alti sono associati a un minor rischio di coronaropatia e di aterosclerosi. Quindi mantenere dei buoni livelli di GLP-1 è assolutamente utile anche in questa logica. E comunque il DEA è in grado di esercitare un'iniezione nei confronti di ogni tipo di virus. Questo è il studio appunto dove il DEA addirittura è in grado di contrastare l'effetto immunosoppressivo di un cortisonico come il prednisone, quindi vedete praticamente intelligente, e bassi livelli di DEA sono associati, vedete, a tutte le problematiche di malfunzionamento del sistema immunitario, diminuita l'efficienza dei neutrofili, atrofia del timo, diminuita efficienza dei linfociti CD3, CD4, diminuita produzione degli anticorpi da parte dei linfociti B, diminuita la produzione di natural killer, quindi vedete come il DEA invece nel momento in cui è supplementato aumenta tutto quello che abbiamo visto che era basso quando era già basso. Se lo mestriamo come integratore DEA, tutte queste situazioni tendono a migliorare e a ripristinare, diciamo, valori fisiologici. Quindi il DEA è un ormone particolarmente intelligente perché funziona proprio da modulatore. Praticamente è sinergico alla produzione di citochine quando sono necessarie. Infatti, quando ho detto aiuta è antinfiammatorio insieme al cortisolo, è perché se serve sostiene l'effetto antinfiammatorio, l'effetto, no, in questo caso addirittura infiammatorio con la produzione di citochine per contrastare appunto i batteri virus, ma quando invece serve sostiene appunto l'effetto antinfiammatorio del cortisolo aumentando la produzione delle citochine, diminuendo la produzione delle citochine infiammatorie. Quindi vedete come è in grado di bilanciare. Quando invece non ci sono problematiche a livello di infezione del sistema immunitario, fondamentalmente, cioè se non c'è una deficit di DEA, il DEA non esercita un effetto particolare nella modulazione delle citochine. Comunque il DEA tende ad aumentare la risposta TH1, che sappiamo, abbiamo già detto non so quante volte, quella importante proprio per i virus, e comunque a bilanciare anche, diciamo, la risposta TH1 TH2 per evitare che magari si sbilanci troppo in un senso piuttosto che nell'altro. Appunto, evitando l'eccesso del TH1
che potrebbe portare a un'eccessiva infiammazione, che poi potrebbe portare anche a un discorso autoimmune. Invece, se no, se si sbilancia verso il TH2, allora invece c'è una riduzione della risposta TH1, che è quella che serve per uccidere i microbi e il virus stesso. Appunto, qua fa vedere come in sede sepsi viene somministrato l'idrocortisolo, ma bisogna dare il DEA in proporzione con quelle proporzioni che abbiamo visto precedentemente. Attenzione nelle donne, nelle donne facilmente dosaggi elevati di DEA possono dare acne, possono dare alopecia, irsutismo, cioè pelle oleosa. Quindi se questo succede conviene diminuire la dose o addirittura sospendere, perché altrimenti potremmo trovarci in questa situazione. Cioè, finalmente ho un buon stimolo sessuale, il tuo invece è abbastanza scarso. Quindi, insomma, attenzione col dare il DEA alle donne, non troppo. Il DEA alle donne in effetti è particolarmente efficace proprio per la libido. Ecco, qua vi faccio vedere il mio protocollo di integrazione nutraceutica come prevenzione e come appunto anche invece durante l'infezione. Vitamina A, prevenzione 5.000 unità, durante l'infezione 20.000, ma da 20.000 in su, se ricordate di Sertò parlava anche di 100.000. Vitamina C, 3 grammi frazionati almeno 3 volte. 8 grammi al giorno fino a 1 grammo all'ora. Ecco, io come vitamina C, anche io uso la vitamina C spray della Cellfood perché ovviamente l'assorbimento sublinguale è facilitato e in più anche diciamo che se no buttare giù delle compresse che vedete alla fine sono un po' tante, ogni ora diventa un pochino impegnativo e quindi assolutamente ho sempre usato questa. Ovviamente aumento un po', invece di 5 spray faccio anche 10 spray se abbiamo l'infezione. E vitamina D 3000 UI, prevenzione, durante l'infezione 10.000 al giorno, fino a 1.000 unità ogni ora. Io utilizzo anch'io questo ottimo prodotto dell'Ipnutrix che è dosata a 1.000. Essendo dosata a 1.000 viene proprio naturale frazionarla con un'assunzione appunto di una compressa all'ora, proprio perché in queste situazioni il frazionamento aiuta perché aumenta la biodisponibilità continua di questi principi attivi che riescono così a esercitare un migliore effetto farmacologico. Vitamina E 400 mg sia in prevenzione che durante l'infezione, zinco 15 mg prevenzione, se ricordate abbiamo detto che minimo 75 mg ha un effetto nel diminuire la replicazione virale, contrastare la pendenza 500, selenio 50-100 microgrammi, non milligrammi, scusate, prevenzione 100-200 in caso di infezione, glutatione 100 mg, prevenzione 600 mg in caso di infezione, acido di cisteina 300 mg, prevenzione 1200 mg. Durante l'infezione, coenzima Q10 50 mg prevenzione, 100-200 mg caso di infezione, acido lipoico 100 mg di base come antiossidante prevenzione, 600 mg in caso di infezione, sulforafano 600 mg come prevenzione, 2 grammi al giorno, circa 300 mg all'ora, anche io utilizzo il sulforafano della Epinutrix, che sono appunto circa 300 mg per capsula, e quindi praticamente una capsula all'ora proprio per sostenere al massimo il sistema immunitario. Abbiamo visto come è in grado di ringiovanire le cellule del sistema immunitario. Chaga 1500 mg, durante l'infezione fino a 6 grammi al giorno. Quindi 500 mg, diciamo, all'ora, quindi utilizzo anche in questo caso il prodotto della Epinutrix, che mi permette appunto di dosare durante la giornata, qualora appunto ci si dovesse usare questi dosaggi. Cellfood base, ovviamente, è un presupposto fondamentale.
Abbiamo visto quanto è importante sostenere la disfunzione endoteliale, apportare ossigeno, eccetera. Prevenzione 8 gocce 3 volte G al giorno, in caso di infezione 8 gocce all'ora. Io personalmente utilizzo CircuBase anche insieme alla terapia mitocondriale ristrutturante quantica del dottor Sergio Stagnaro, che faccio da anni e che ritengo molto importante anch'essa proprio nell'ottica della ristrutturazione, diciamo, a livello endoteliale del rischio congenito per chi ce l'abbia, e quindi comunque nel momento in cui io utilizzo CellFood come integrazione base, faccio anche la terapia del dottor Stagnaro, che conosco personalmente, stimo profondamente, e io stesso sto facendo un percorso di conoscenza con la sua metodologia. Purtroppo si è un po' interrotto adesso col Covid. Ovviamente parliamo di cose che magari medicina quantistica, eccetera, che non sono ancora per tutti. Però bisogna aprire la mente, cercare di, insomma, di capire che fondamentalmente noi siamo energia e quindi l'aspetto elettromagnetico è fondamentale e quindi non bisogna disdegnare queste cose. Melatonina appunto 1-2 mg al giorno come prevenzione, fino anche a 5 mg 2 volte al giorno durante l'infezione. Il DEA, da 5 a 20 mg nella donna, da 25 a 50 mg nell'uomo, e se durante l'infezione bisogna aggiungere 10 mg di DEA ogni 10 mg di idrocortisone eventualmente somministrato o equivalente. Cioè, se si prende un'altra forma di cortisonico, bisogna fare i calcoli con l'equivalenza dell'idrocortisone e prendere il DEA. A questo punto vi chiederete: ma come mai c'è tutto questo protocollo? Ci fai vedere che prendi tutti questi integratori? Ah, io prendo anche il SAME, in realtà. Soffro di mi piace molto questo integratore, perché comunque anch'esso è un donatore di gruppi sulfidrici, e quindi credo che abbia un effetto epatoprotettore, veramente tenere il fegato pulito in situazioni dove, per esempio, si fanno terapie farmacologiche con il cortisolo, e se uno ha preso il Covid starà prendendo anche gli antibiotici, quindi ritengo molto importante, perché soffro di osimetionina, che ovviamente il nostro amico Miceli ne parlerà tanto perché ha questo effetto specifico di notrodimetina nell'abbassare l'omocisteina, ma in realtà aumenta anche i neurotrasmettitori a livello cerebrale, riduce la sensazione di benessere, è antidepressivo, diminuisce la steatosi epatica, quindi non è protoprotettore, secondo me è un ottimo integratore, e io assumo anche questo. Voi dite: ma come mai questo? Ebbene, perché nonostante faccio outing, nonostante io abbia scritto la dieta antivirus come potenziale sistema immunitario, ho contratto il Covid anch'io. Ovviamente, cioè non è che mangiare in una certa maniera, fare attività fisica, prendere anche gli integratori, ti rende invulnerabile. Cioè, questo capite che non è possibile, perché dipende dalle situazioni, dipende dalla contestualità, dipende con chi e come ti trovi a contatto. Ci sono dei ceppi virali, a mio parere, molto più contagiosi di altri e anche molto più virulenti. Io già ho visto nella mia esperienza, così, che nell'ambito di unità familiari o lavorative, gente che lo prendono e magari ce l'hanno tutti, che si esprime più o meno alla stessa maniera, magari asintomatico o paucisintomatico, altri invece che lo esprimono come un'influenza un po' brutta, con tosse, magari febbre alte, eccetera. E poi ci sono certi che evidentemente sono legati alla trasmissione di un ceppo particolarmente virulento, che nel giro di qualche giorno sviluppano tutti la polmonite interstiziale bilaterale, e di questi una buona parte finisce ricoverata in ospedale, e magari qualcuno anche peggio. E quindi, cioè, non è che adottando buoni stili di vita uno è invulnerabile, non pensate di esserlo, eh. Quindi grande attenzione, sempre, comunque, ovvio che il distanziamento è quello che, però, io facendo il medico, e tra l'altro facendo quelle cosiddette visite di medicina funzionale di cui parlava Miceli, una mia visita dura 2 ore, cioè non dura un quarto d'ora. Purtroppo, se tu visiti una persona che magari è infettata, 2 ore,
in un ambiente chiuso come una stanza di un laboratorio medico, anche se hai la mascherina, che non è che sia così sigillata ermeticamente, a parte il fatto delle congiuntive, eccetera, insomma, cioè, il rischio c'è comunque, ho comprato. Però diciamo che in realtà questa è stata un'esperienza che addirittura credo mi abbia, come mia consapevolezza, mi abbia detto fortificato, perché comunque, data la mia età non più giovane, 63 anni, e avendo visto in media intorno a me quelli della mia età che l'hanno contratto, diciamo che è stato più pesante, nonostante il mio appartenesse a un ceppo virale, aggressivo e forte, difatti quelli intorno a me non se la sono passati bene, purtroppo. E io in realtà, a parte 2 o 3 giorni di febbre alta e tosse, ho aggredito subito con la terapia piena, quindi antibiotico, cortisone, eparina, e con questa integrazione, nel giro di 3 giorni, ero completamente asintomatico. E nel giro di 15 giorni sono risultato negativo al tampone, quindi diciamo che ho anche avuto subito un'inibizione della replicazione virale. Poi vi voglio fare sempre, ancora, prendo. Perdoni dalla regia, ce la facciamo in 5 minuti a concludere, così poi facciamo qualche domanda anche? Per forza. Però faccio vedere Grazie. l'ultima cosa che credo che interessi molto a tutti e credo che interessi anche a Giorgio, quindi se non ce ne metterò 5, ma ce ne metterò 7, credo che sarò perdonato. Allora, Prego, prego. ok. Bene, io utilizzo il sistema Cell Wellbeing di valutazione epigenetica. Ormai sono tanti anni che lo utilizzo, veramente mi dà grandi soddisfazioni e risultati positivi. Proprio rapportandolo anche, per esempio, ad altri tipi di valutazioni. Io faccio i test genetici, per esempio, anche, oltre a questo test epigenetico. E, per esempio, io come test genetico so di avere una predisposizione al rischio cardiovascolare per tutta una serie di situazioni specifiche che esprimono un maggior rischio cardiovascolare, oltre che avere una familiarità. Mio padre è morto per infarto, il padre di mio padre è morto per infarto, eccetera. E io dopo il Covid, vedete, 3 dicembre, ho fatto il test Cell Wellbeing che mi dà questa risposta. Mi dà, come vedete, questo qui quando c'è rosa, questo rosso-rosa, vuol dire che sono i due, diciamo, sistemi più squilibrati, più che hanno più problemi. Uno è il sistema immunitario, beh, ovvio che è stato particolarmente, diciamo così, bastonato, ma l'altro è il sistema cardiovascolare, è che probabilmente, quindi, il virus non ha lasciato indenne, diciamo, il sistema cardiovascolare, che io ho già una predisposizione, diciamo, di debolezza a questo livello, e quindi questo test mi indica che qui c'è un problema. Poi, problema equilibrio microbico intestinale, beh, ovviamente prendendo gli antibiotici, la flora batterica è quella che è. Infiammazione e stress ossidativo, beh, certo, avendo fatto gli esami poco dopo un'infezione, figurarsi se non abbiamo una situazione di infiammazione e stress ossidativo. Sistema adrenergico. Beh, in questo caso l'utilizzo del cortisone ovviamente altera l'asse ipotalamo ipofisi sul reni e quindi quello che è legato anche appunto al sistema adrenalina, non adrenalina, cortisolo, sistema adrenergico. Metabolismo degli acidi grassi, probabilmente dovuto al fatto che in quel periodo, avendo io fatto la terapia con aspirina anche per la febbre, eparina, melatonina ad alto dosaggio, avevo tutta una serie di situazioni, di sostanze che hanno un notevole effetto antiaggregante, anticoagulante, e ho detto, beh, non prendiamo gli omega 3 in questo periodo qua, perché anche questi hanno un effetto antiaggregante, e quindi non vorrei correre il rischio di avere, diciamo,
diciamo, fattori che potrebbero favorire fenomeni emorragici, quindi quindi, come vedete, sistema anche, indicato in parte anche il sistema muscolo-scheletrico, ovvio che il virus tende a colpire anche i muscoli. In effetti, io per alcuni giorni ho avuto anche debolezza muscolare, problemi muscolari. In realtà, poi io poco dopo ho ripreso ad allenarmi subito con i pesi anche. E quindi, poi anche questo test, che è proprio l'indicatore di resistenza, dove in realtà vediamo che io non ho più un'attivazione specifica, dove praticamente non ci sono più virus, batteri, parassiti, probabilmente l'antibiotico ha fatto il suo lavoro, anche questa massiccia integrazione con nutraceutici con effetto antivirale ha debellato il virus, però rimane le tracce, come vedete, questa finestra abbastanza ampia del post-virus, cioè c'è stata l'infezione virale, però adesso il virus non c'è più. Quindi poi sempre, diciamo, Sir Wellman dà delle indicazioni che poi alla fine sono quelle che mi avviso, dice prendere la vitamina A, la vitamina C, lo zinco, cerca di evitare glutine e latte che magari influenza il sistema immunitario in maniera negativa, eccetera. Poi parla anche dell'idratazione. Ecco, l'idratazione dà un'indicazione che io ritengo importante. L'acqua con tensione superficiale ridotta vuol dire con un RP negativo, vuol dire con un potenziale redox negativo, proprio perché aiuta a trasportare l'ossigeno in questa maniera del cervello, ma anche io personalmente appunto uso l'acqua idrogenata, uso un'acqua che praticamente ho in parte contribuito io a formulare come composizione anche di minerali, eccetera. Dove magari ho fatto togliere la zeolite perché ritenevo che potesse essere controproducente per legare troppi metalli, ma ovviamente ho lasciato un magnesio, potassio, calcio per avere un effetto acidificante, ma soprattutto l'acqua idrogenata è in grado di portare questo idrogeno in profondità e esercitare un potentissimo effetto antiossidante. Si tratta dell'acqua che appunto dita con il mio marchio By Ado, è un device che utilizzo, quindi ho bevuto anche molto di quest'acqua. Che essenzialmente consiglio a tutti, ovviamente quest'acqua associata al cell food, noi apportiamo un sacco di antiossidanti, di ossigeno e riusciamo veramente a nutrire il nostro organismo di questa. È un'acqua che praticamente entra in un integratore, non è semplicemente un'acqua. E poi c'è la valutazione del sostegno intestinale dove dà delle indicazioni, dove viene qui indicato di assumere vitamina C, cisteina, vitamina C che continuo a prendere, cisteina. La prendo sotto forma soprattutto di acetilcisteina, poi dà anche un po' indicazioni come sulforafano, glutamina, eccetera, meno pregnanti che come quelli in verde, omega 3, vitamina D, tutte cose che più o meno comunque faccio. Poi anche indicazioni dal punto di vista del supporto intestinale, come vedete, sia dal punto di vista dell'alimentazione, quindi ovviamente alimenti ricchi di fibre, di prebiotici. Come cipolle, aglio, porri, cavoli, però aloe vera, butirato, lo zenzero, la glutamina per diciamo, anche l'integrità dell'epitelio intestinale. Però, come avete visto, c'è un problema anche cardiovascolare, circolatorio, dove in effetti mi vengono segnalati anche la necessità di assumere questi integratori per supportare il discorso circolatorio. Come per esempio la taurina, che di fatti assumo vitamina C, che la compro, ma arginina è importante perché l'arginina è appunto l'aminoacido principe come stimolatore dell'ossido nitrico. E quindi io prendo l'arginina, ma non solo l'arginina, prendo anche la citrullina, perché l'arginina in parte può essere depotenziata perché viene magari smantellata già a livello delle cellule della mucosa intestinale, invece la citrullina bypassa più facilmente la cellula mucosa intestinale, passa nel sangue dove viene convertita in arginina e qua diventa il precursore dell'ossido nitrico. Poi vitamina del complesso B, coenzima Q10, coenzima Q10, anche coenzima Q10 fa parte della linea appunto Epinutrix, che è importantissimo, sappiamo, proprio per la funzionalità cardiovascolare. Non mi faccio mancare anche la carnitina. Carnitina, perché sappiamo come la carnitina è anch'essa un integratore fondamentale proprio per la funzionalità cardiaca, e inoltre il silica, perché il silica
è fondamentale per la salute delle arterie, perché favorisce l'elasticità delle arterie. Poi ovviamente ci sono ovviamente anche indicazioni, camminare, io oltre a camminare bisogna comunque allenare con i pesi, ridurre lo stress, eccetera. Quindi vedete come questo device, cell webbing, è veramente straordinario. Cioè, io sempre di più me ne convinco, questo è addirittura il mio caso clinico e vedete come corrisponde esattamente alla mia situazione e quindi mi permette, mi convince. Mi dà ulteriormente la convinzione per poter fare determinati protocolli specifici che magari in parte io potrei aver già fatto avendo determinate conoscenze, ma perché ovviamente io mi conosco molto bene, però pensate se avete di fronte un paziente che non è che lo conoscete così bene, con questo test, cioè lo riportate come un pezzino, cioè veramente siete veramente in grado di un approccio personalizzato, perché questa è la medicina funzionale. Qui finisco, lancio i miei libri, Guida alla medicina funzionale, che è una Bibbia, non potete non prenderlo se siete delle persone che volete fare il vostro lavoro bene con coscienza, è un libro di grande conoscenza ma anche di consultazione, perché veramente posso dirlo che è un lavoro eccezionale perché non è solo frutto del mio sacco. Praticamente hanno contribuito alla stesura di questo libro 27 autori che sono tra i maggiori esperti di medicina funzionale in Italia, non solo. Poi, più di divulgazione, lancio, promuovo anche il mio libro La dieta antivirus, che fondamentalmente è un libro dove si parla di stili di vita in genere, non solo di alimentazione. Ma non solo nell'ottica antivirus, ma nell'ottica del potenziamento della salute, la salute potenziata, che è quindi finalizzata anche alla prevenzione delle malattie croniche di tipo degenerativo, ma in fondo l'immunaging, l'invecchiamento del sistema immunitario è una malattia cronica di tipo degenerativo. Vi esorto appunto a curare il vostro terreno, perché è dal terreno che partono tutti i problemi. E quindi come curare il vostro terreno, appunto, con gli stili di vita. Grazie, concluso.